A pochi metri dalla costa di Posillipo sorge l'area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola, uno scrigno di bellezza e biodiversità di cui proprio ad agosto si celebrano i 22 anni dalla istituzione, uno dei paesaggi più suggestivi del Golfo. Per Campagna Live Estate il nostro viaggio oggi prosegue qui. E con il direttore Maurizio Simeone da questa splendida location, con questo scenario particolarmente suggestivo, partiamo proprio dal compleanno del Parco di Gaiola. Sì, esattamente 22 anni fa, quindi il 7 di agosto del 2002, è stato istituito il Parco Sommerso di Gaiola. È stato un atto molto forte, importante, perché all'epoca l'area non era come la vediamo oggi, ma era una condizione di totale degrado, abbandono, quindi c'è stato bisogno di tanto lavoro da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini, c'è stato un grande lavoro dal basso proprio da parte di tanti volontari che hanno dato una mano in questi anni nel recupero di quest'area, che è un patrimonio archeologico e biologico immenso che purtroppo era stato lasciato per tanti anni, decenni, in stato di abbandono. Ed oggi il parco è riconosciuto quale luogo della cultura, è un importante sito di ricerca, divulgazione scientifica, educazione ambientale, tanti i progetti realizzati qui. Sì, oggi realmente il parco è una nuova realtà della città di Napoli, è una realtà importante nel quadro delle aree protette italiane. Abbiamo un centro di ricerca e divulgazione che è proprio l'anima e il cuore dell'area protetta, dove si fanno attività appunto di ricerca e divulgazione scientifica in maniera parallela, perché è molto importante non solo approfondire le conoscenze sul patrimonio archeologico, biologico, marino, ma anche importantissimo divulgarle, cioè far capire alla collettività, alla società, ma a partire dalle giovani generazioni, quindi dalle scuole, l'importanza della tutela di questo patrimonio, proprio per fare in modo che non venga più mai più trattato come è stato trattato in passato. E quindi oggi qui vengono tantissimi ragazzi delle scuole, studenti universitari a riscoprire a 360 gradi il mare di Napoli. E proprio di recente avete fatto nuovi interventi che hanno messo in luce degli aspetti particolari delle mura che circondano questo luogo. È un luogo che ha anche tanta storia da raccontare, visibile o meno visibile poiché sommersa. Esatto. Sì, molto spesso il patrimonio archeologico sommerso, di cui appunto è pieno questo mare, è, diciamo, poco percepito proprio perché è sotto il livello del mare. Ovviamente si fanno attività, escursioni, di tutto di più per valorizzarlo e farlo conoscere, però non è tutto sott'acqua, ci sono importanti testimonianze del patrimonio archeologico anche sulla terra emersa e anche proprio nell'area di balneazione pubblica del parco, che molto spesso, insomma, uno non si accorge nemmeno che esistono, e quindi abbiamo pensato di fare questa piccola valorizzazione, quindi riscoprendo, ripulendo queste mura di 2000 anni fa e, diciamo, mettendoci una piccola targa in modo tale che chi viene a mare alla Gaiola sa che si sta facendo il bagno circondato da strutture archeologiche sopra e sotto il livello del mare. Una grande attenzione per il rispetto, la tutela, la valorizzazione dei luoghi, ma anche e soprattutto per la biodiversità. Sì, effettivamente è proprio così. Il Parco della Gaiola ha questo importante patrimonio archeologico, ma è realmente il vero polmone biologico del mare di Napoli. Custodiamo all'interno del Parco della Gaiola ben 15 comunità biologiche diverse e oltre 20 specie protette. E oggi avete dimostrato che con l'impegno di tutti è possibile raggiungere piccoli o grandi traguardi. Mi riferisco in questo caso all'obiettivo rifiuti zero, che qui è stato raggiunto.
Sì, sembrava impossibile per come era ridotta l'area prima, diciamo quando negli anni passati a fine giornata di balneazione era un letto di rifiuti, purtroppo si producevano circa 100 kg di rifiuti al giorno, circa 3 tonnellate al mese, che è un numero esorbitante, soprattutto all'interno di un'area marina protetta. Oggi con questo nuovo sistema di fruizione sostenibile dell'area, chi viene a mare alla Gaiola sa che non è possibile proprio introdurre i vuoti a perdere. E quindi vengono con borracce termiche, insomma tutto quello che si usava una volta anche per fare i picnic, però senza produrre i rifiuti. E infatti a fine giornata non rimane nulla sulla spiaggia, quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, il famoso obiettivo zero waste, diciamo nella città di Napoli, in una spiaggia della città di Napoli. La dimostrazione è che è possibile seguire poche semplici regole per vivere dei luoghi bellissimi come in questo caso, ma nel rispetto della natura. Esatto, oggi chi viene alla Gaiola sa che sta entrando in un'area marina protetta e sa che si può godere delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche di quest'area marina protetta, però rispettandola e comportandosi in maniera adeguata. Quindi bastano poche semplici regole per potersi vivere questo paradiso in maniera sostenibile senza provocare danni. Tant'è che anche per accedere a quest'area l'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare. Cosa bisogna sapere? Sì, bisogna andare sul sito del parco areamarinaprotettagaiola.it e prenotare l'accesso al parco. Sono 200 posti al mattino, 200 posti al pomeriggio, quindi sono 400 posti in generale per l'area di balneazione pubblica presente all'interno del parco. E poi appunto basta rispettare semplici regole, cioè non si possono introdurre rifiuti, vuoti a perdere, e comportarsi in maniera, diciamo, sostenibile rispetto al luogo in cui ci troviamo. Poi ovviamente oltre a venire a rilassarsi, a fare passare la giornata al mare, si possono anche prenotare delle escursioni, delle visite guidate, degli itinerari snorkeling per chi vuole approfondire la conoscenza appunto dell'aspetto culturale e naturalistico dell'area. Perché qui è possibile vivere sì una giornata al mare all'insegna del relax, della bellezza, circondati da un'immensa bellezza veramente, ma soprattutto poi approfondire gli aspetti archeologici, biologici, dare attenzione a tutto quello che è la storia di questo luogo. E sono tanti e diversi i progetti dedicati a questo percorso che punta a sensibilizzare anche i visitatori del Parco Sommerso di Gaiola, e sarà un'estate ricca di iniziative. Sì, noi ovviamente tutte le estati tentiamo di coinvolgere anche chi viene semplicemente per passarsi una giornata al mare nella consapevolezza della tutela del patrimonio ambientale e culturale dell'area. Quindi vengono fatte diverse attività, anche delle attività ludiche, ricreative, per informare e sensibilizzare i bagnanti sulla necessità di tutelare il nostro mare in generale e sulla necessità di conoscere il luogo dove si sta andando anche semplicemente a fare un bagno per poterlo rispettare e tutelare. Questo vale per la Gaiola, ma vale per qualsiasi altro luogo della nostra splendida costa italiana. E sono tanti gli esperti che lavorano costantemente per la valorizzazione di questo parco, vogliamo conoscerli? Sì, assolutamente, è uno staff diciamo di persone tenaci. Oltre a loro ci sono anche tanti volontari che ci seguono, che ci hanno una mano per fare in modo che questo luogo possa arrivare alle generazioni future in maniera, diciamo, quanto più conservata e tutelata possibile. E allora andiamo a conoscerli. Un lavoro di tutela e valorizzazione che non si ferma mai e che prosegue anche qui nei laboratori. Noi ne parliamo con la presidente dell'associazione Gaiola Onlus, che si occupa della gestione del Parco Sommerso di Gaiola.
Sì, buongiorno a tutti. Il Centro Studi Interdisciplinari Gaio Laonlos è un'associazione nata nel 2004 e dal 2006 lavoriamo proprio in quest'area, sia appunto l'area della Gaiola che quella del Parco Archeologico del Pausilipon. E dal 2019 siamo l'ente gestore proprio dell'area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola su delega del Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura. Ci occupiamo di ricerca scientifica e anche divulgazione e cerchiamo proprio di legare queste due grandi attività. Nel nostro staff ci sono appunto figure multidisciplinari e interdisciplinari come naturalisti, biologi, biologi marini, archeologi, storici, esperti della gestione del patrimonio. Un impegno che vi porta anche, come si raccontava prima col direttore, alla realizzazione e alla promozione di diversi progetti. Uno di questi riguarda proprio la Posidonia, che vediamo alle nostre spalle. Sì, esatto. Noi siamo molto orgogliosi di portare avanti questo progetto ambizioso di reintroduzione proprio della pianta Posidonia oceanica. Posidonia oceanica, ricordiamo appunto che è una pianta e non un'alga, ed è una pianta endemica del Mar Mediterraneo ed è importantissima per il nostro mare Mediterraneo per diversi motivi. Innanzitutto è un hotspot di biodiversità. Pensa che la Posidonia oceanica conserva oltre il 25% di tutta la ricchezza di vita del nostro mare, quindi è importantissima. È un'area di nursery, vuol dire che nella prateria di Posidonia vanno a riprodursi un sacco di organismi, di pesci, e anche dove vivono le prime forme di vita, no? I pesciolini appena nati la usano proprio come grande, diciamo, asilo. È importantissima anche perché è un grandissimo produttore di ossigeno. Solo un metro quadro di prateria di Posidonia riesce a produrre 20 litri di ossigeno, quindi è veramente il polmone del nostro mare, oltre al fitoplancton che è il grande produttore di ossigeno del nostro pianeta. Ed è anche importantissima per proteggere l'erosione delle coste, delle nostre coste. Questo progetto è iniziato un anno fa ed è appunto un progetto ambizioso, come dicevo prima, perché vuole riportare la Posidonia a Posillipo, sui fondali di Posillipo, dove in realtà una volta c'era. Noi abbiamo delle pubblicazioni di circa 50-60 anni fa in cui veniva proprio evidenziata una grandissima prateria di Posidonia estesa a circa 160 ettari che appunto stava sul litorale napoletano, soprattutto sulla costa di Posillipo. Questa Posidonia è ora scomparsa per diversi motivi, quasi completamente, e noi stiamo andando proprio a riportarla facendo proprio un lavoro di riforestazione. Quindi andiamo a mettere, a piantare le piantine che abbiamo preso grazie a una collaborazione con l'area marina protetta Regno di Nettuno, le abbiamo prese a Procida e appunto le portiamo qui, piantine che sono state, noi non è che le andiamo a staccare da una parte e le andiamo a mettere qui nel nostro parco, ma sono piantine che raccogliamo sui fondali, piantine che naturalmente per l'azione dell'erosione, del mare oppure delle ancore vengono appunto scalzate dalla la base della prateria di Posidonia e le andiamo a reintrodurre qui al nostro parco. I primi risultati di questo progetto li abbiamo presentati proprio al congresso internazionale sulle seagrass, quindi le piante marine, che si è svolto a giugno a Napoli, un convegno organizzato dalla stazione zoologica Anton Dorn. E i dati sono molto incoraggianti, quindi insomma noi siamo contenti perché questo progetto è veramente importantissimo, non solo per portare questa pianta che magari è più non dice molto, ma perché le conseguenze della presenza di questa pianta sono importantissimi anche proprio per l'attività di piccola pesca. Potremmo definirle le foreste dei nostri mari? Come no, certo, e il problema è proprio questo, no? Che noi ci accorgiamo del problema del taglio delle foreste, della desertificazione sulla terraferma. A mare non abbiamo percezione, no? Quindi non riusciamo a capire bene, però quando scompare una foresta a terra fa rumore, no? Noi ce ne accorgiamo quando ci sono gli incendi che distruggono ettari e ettari di bosco. A mare è un po' meno visibile perché sta sotto il livello dell'acqua, ma l'importanza della reintroduzione di queste foreste subacquee è uguale a quelle sulla terraferma. Dicevi però sta andando bene questo ripopolamento, quindi possiamo parlare di un altro bel risultato, ma tra gli impegni che elencavi c'è la divulgazione scientifica, la divulgazione anche ai cittadini comuni. Come sta andando da questo punto di vista? Le persone stanno mostrando sempre una maggiore sensibilità?
Sì, in realtà appunto le persone ora sanno di entrare in un'area marina protetta perché proprio nell'atto della prenotazione entrano sul sito e quindi si accorgono che questo non è un mare come gli altri, è una delle spiagge pubbliche della nostra città, ma è innanzitutto un'area marina protetta che conserva un'altissima biodiversità e quindi vengono proprio qui già diciamo preparate a questo. E poi qui noi facciamo delle attività divulgative come delle attività diciamo di gioco, così le persone possono imparare divertendosi e apprendere qualcosa di più sugli animali, sugli organismi che popolano il nostro mare. In più abbiamo questo servizio gratuito per i bagnanti degli ombrelloni sociali marini, che sono degli ombrelloni che raffigurano ognuno un animale marino del nostro mare e dentro appunto c'è una scheda illustrativa di ogni animale, quindi le persone stando all'ombra possono anche imparare qualcosa in più sui vari animali marini. Una giornata al mare tra la bellezza ma anche all'insegna del divertimento e perché no, è possibile divertirsi acquisendo nozioni importanti e qui al Parco di Gaiole è possibile farlo per tutto il mese di agosto. Sì, certo, per agosto dove appunto magari c'è qualcuno che resta in città per i turisti e abbiamo una serie di iniziative però siamo sempre aperti tutto l'anno, quindi le persone possono venire qua anche durante i mesi invernali, magari senza fare il bagno, ma per diciamo ammirare altre cose molto belle del nostro mare. E allora a questo punto lasciamo i laboratori e andiamo a scoprire anche le tante attività proposte per i bagnanti. Ed è sempre in questa area che chi decide di trascorrere una o più giornate nel parco sommerso di Gaiola può accedere anche alle tante attività, perché come dicevamo prima è possibile anche divertirsi acquisendo nozioni importanti. È l'obiettivo dei percorsi proposti da Martina, responsabile comunicazione, cioè Agostiamo. Sì, esatto, Agostiamo è questa iniziativa in particolare che abbiamo pensato quest'anno per il mese di agosto, per chi resta e per chi arriva in città e proponiamo varie attività, quindi laboratori piuttosto che giochi divertenti in spiaggia, iniziative, piccoli eventi, proprio per non solo intrattenere e divertire, ma anche per divulgare, per diffondere la conoscenza relativa a quella insomma che è la storia, la realtà del parco, l'importanza anche di tutelarla e sensibilizzare proprio anche sulla educazione ambientale, sulla tutela ambientale in generale. In che modo? Mi raccontavi che è possibile accedere anche ad escursioni, partecipare a dei giochi? Sì, allora, in particolare appunto per Agostiamo facciamo proprio dei giochi simpatici, insomma, coinvolgendo i bagnanti in spiaggia, i fruitori del parco, gratuitamente ovviamente, e chi vuole unirsi partecipa tranquillamente sulla spiaggia oppure qui sulla terrazza del centro, ci sono i nostri operatori appunto che li coinvolgono, propongono attività e giochiamo tutti insieme, insomma. Poi abbiamo anche laboratori didattici dove appunto mostriamo per esempio cosa c'è in una goccia di mare, piuttosto che mostriamo gli organismi marini e facciamo anche vedere quello che c'è all'interno del nostro acquario mediterraneo. E queste diciamo sono le attività che proponiamo appunto ai bagnanti gratuitamente. Poi al parco si può accedere appunto tutto l'anno e tutto l'anno facciamo varie visite guidate per appunto i visitatori invece che vogliono proprio approfondire in maniera diciamo più specifica quelle che sono le bellezze sia storiche che naturalistiche appunto del parco.
proponiamo adesso che è stato appunto visite guidate in snorkeling, quindi con pinna, maschera, muta e boccaglio proprio alla scoperta dei fondali del parco. Durante invece la primavera, l'autunno, proponiamo anche itinerari semplicemente via terra, dove raccontiamo appunto quella che è la storia del parco, le sue bellezze. Tra l'altro, in occasione del compleanno del parco, inaugureremo proprio un servizio di audio tour, quindi audio guide che i visitatori insomma potranno prendere per scoprire via terra tramite appunto questo percorso guidato con audio guide quella che è la storia del parco, qualche curiosità e insomma le sue bellezze. Un mare splendido, alle nostre spalle c'è il centro visite, proprio di fronte a noi ci sono delle bellezze storiche e architettoniche, ma possiamo notare anche delle aiuole, anche in quel caso, che raccontano un aspetto importante della biodiversità di questi luoghi. Tanti elementi, ma il racconto prosegue. Grazie Martina. Che prosegue con Gianmarco, pronto a guidarci per scoprire le tante attività che è possibile realizzare al Parco Sommerso di Gaiola, a partire dall'acquario che è possibile visitare sempre nel corso di tutto l'anno, ma rivolto principalmente agli studenti, ai giovanissimi. Sì, sì, sì. Magari non tutti lo sanno, noi siamo un centro CEA, Centro di Educazione Ambientale della Regione Campania, facente parte della rete Ninfea. Ogni anno ospitiamo più di 5.000 studenti e abbiamo diverse attività didattiche e laboratoriali che proponiamo in base anche all'età degli studenti. Uno dei nostri punti forti è anche l'acquario, dove facciamo vedere le specie del Mar Mediterraneo, di come vivono, e un ambiente in salute di questi come vivono. Abbiamo un acquario appunto mediterraneo che, come potete vedere, cambia un po' nella sua forma, dalle luci alle ombre, quindi è un acquario proprio didattico, strutturato per far capire agli studenti che dove c'è luce troviamo un ambiente che è ricco di alghe, mentre dove abbiamo un ambiente più buio, non arriva più, non essendoci più la luce, non c'è più l'energia necessaria alle alghe per poter sopravvivere e fare la fotosintesi, e quindi troviamo rocce nude. Poi troviamo anche altri organismi che vivono sulle rocce, come le cozze che vivono più in superficie, o l'anemone, che avete visto che è quel grande animale con quei grandi tentacoli che è veramente bello, e non tutti sanno che è un predatore. Quello è un grande predatore, preda piccoli pesci o organismi planctonici che gli vengono trasportati dalla corrente in mezzo ai suoi tentacoli, perché lui è un parente stretto della medusa, quindi ha questi tentacoli urticanti come la medusa, e con questi lui stana e mangia le prede. Mentre su sabbia possiamo trovare altri organismi come cerianti, che sono sempre parente dell'anemone, però hanno il loro fascino perché sembrano appunto dei fiori. Infatti la loro classificazione è quella di antozoi, che deriva dal greco antos e zoe, animale a forma di fiore. Il mare alle nostre spalle con la sua storia, ricordiamo che proprio qui immergendosi è possibile scoprire uno splendido parco archeologico sommerso e la sua biodiversità raccontata ai visitatori. Quindi se da un lato la biodiversità e gli animali che vivono nel mare può essere raccontato anche attraverso l'acquario, c'è poi l'aspetto delle visite guidate, anche attraverso attività di snorkeling. Sì, sì, sì. Questa è appunto un'area marina protetta che ha due anime, un'anima biologica e un'anima archeologica. Noi svolgiamo durante il periodo estivo, quando appunto le temperature dell'acqua lo permettono, attività di snorkeling per far scoprire ai visitatori le meraviglie di questo mare, dalle strutture archeologiche, quindi si fanno proprio degli itinerari ad hoc che mostrano le strutture archeologiche ormai sommerse a causa del bradisismo, e come la biologia, come la vita del Mar Mediterraneo ha colonizzato queste strutture archeologiche e continua ancora a conservarle. Tante attività che proseguono anche in piena estate. Sì, 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 tantissime attività, come appunto lo snorkeling che facciamo sempre, quasi tutti i giorni, soprattutto nel weekend. Poi inoltre abbiamo anche diverse attività che svolgiamo con i volontari per controllare l'area e fare attività di monitoraggio insieme ai volontari, vedere che sia tutto a posto. Storia, cultura, natura, valorizzazione e tutela della biodiversità. Come descriveresti l'estate al Parco Sommerso di Gaiola?
Sicuramente un'estate molto interessante perché chi viene qua per la prima volta non si immagina tutto questo, vede le foto online e poi rimane estasiato dal paesaggio che si ritrova e da tutte le attività che noi svolgiamo appunto per far scoprire questo luogo sempre a più persone, sia da un punto di vista archeologico e quindi culturale, sia da un punto di vista biologico e anche di sensibilizzazione ambientale. Tu che costantemente hai la fortuna di guidare i visitatori ad ammirare cosa c'è lì sotto, ci descriveresti cosa è possibile vedere? Ci immergiamo virtualmente? Ok, proprio accedendo da questa spiaggia e allontanandoci un po' più verso il largo, troviamo già le prime strutture archeologiche che stanno proprio a pochi metri di profondità. Troviamo proprio un porto imperiale dove l'imperatore arrivava con la propria nave. Poi, facendo il giro nella zona di riserva integrale, troviamo tantissime altre strutture, appunto sempre afferenti o al porto o al sistema di grande sistema di vasche di allevamento del pesce che erano presenti qua, e fino ad arrivare a un ninfeo. La possibilità di coniugare giornate di relax, di divertimento, giornate al mare per le vacanze estive, scoprendo una storia immensa. Sì, è proprio così. E allora? Non ci resta che andare in mare. Dal rispetto per l'ambiente all'impegno quotidiano per la tutela e la valorizzazione della biodiversità, al traguardo dei rifiuti zero per un cittadino sempre più consapevole. Tutto questo è il nostro racconto al Parco Sommerso di Gaiola, un viaggio che oggi termina qui, ma noi ci rivediamo alla prossima puntata di Campania Live Estate.